sue partite. Portogallo e Marocco, la partita è iniziata a questa partita. Il primo tiro che vedete è del marocchino Kairi, che va molto lontano dalla porta dell'attacco la squadra portoghese. Si chiude la difesa con Lamris, ma ultimo a toccare è mentre c'è questo tiro senza pretese di Timoumi. La stella del calcio marocchino si è presentata Eusebio e si concluse con un notevole terzo posto. Ha avuto successo la difesa di Futre, sul quale però entra senza complimenti El Villaz. Ecco in attacco adesso con un tiro da notevole distanza Jaime. Ecco Pacheco che apre ancora sulla destra. Tiro di Pacheco e parata con una certa difficoltà da parte di Zacchi. Il tiro di Pacheco, il secondo da Rinito Galli in avanti con Gomez. Tiro di Gomez alto. Tirano appena vengono nei pressi dell'area di rigore i portoghesi, ma i loro tiri non sono molto bene per questa fuga. Burdebala gli va incontro, Damas gli toglie la palla, ha battuto Federico, toccata la palla dai difensori, si alza a campanile, il portiere Zacchi evita il corner. Malinteso fra due, teneva che la palla era uscita in palo laterale. Burdebala. Il tiro di Burdebala sibila al lato della porta di Damas, dà addirittura l'impressione del gol, eccolo. Ancora Burdebala che fa partire il tiro, c'è una deviazione doppia da parte di giocatori, ecco sul calcio d'angolo. Una tentata rovesciata da parte di Crimau, poi il tiro da parte di El Villaz. Anche questo sibila vicinissimo ai pali. Suggerimento in area, il colpo di testa molto bello da parte di Federico e la parata un po' spettacolare al di là. Riprende ancora Kairi. Tiro di vantaggio il Marocco al 19° del primo tempo. Tiro di Kairi, anche questo da notevole distanza, parte un po' in ritardo Damas. Tiro angolato anche ad effetto. Lo tira Timoumi e salta con una bella scelta di tempo Kairi, l'autore del primo gol, e la sua deviazione dalla bandierina Pacheco. Il colpo di testa è stato di Jaime, il rinvio della difesa fermato da un intervento in scivolata di Dolmi. Sul calcio d'angolo un bel colpo di testa in attacco di Carlos Manuel, mantiene la palla in campo, ma intanto è arrivato e libera con bello stile il cross di Khalifa e arriva con uno splendido tiro al volo di sinistro Kairi, lo stesso di prima, e il Marocco raddoppia al 27°. E da vedere, ecco il cross di Khalifa, vedete come arriva con perfetta scelta di tempo Kairi. Tiro fortissimo, preciso, imprendibile, è il 2 a... Tenta il tiro al volo, lo fa con bella scelta di tempo Carlos Manuel, che sembra il giocatore dotato di maggiore calma. Troppo lunga per l'arrivo, ma riesce ugualmente a prendere la palla con il passaggio indietro al portiere. Ancora il portiere servito da Jaime. Apertura per Susa che fa partire il tiro che Zacchi Putre. C'è uno scontro a tre dell'arbitro. Ecco ancora in azione Kairi, passaggio indietro di Adawi, poi indietro ancora quello di El Villaz, controlla più Futre. Sinistra riceve,
Ecco il suo cross, molto bello, ma sbagliato come direzione. Sul fondo. Sul dosato cross tenta invano il colpo di testa Krimau. Si scopre. Era intervenuto prima Susa. Adesso c'è lo scatto di Pacheco. Susa si fa vedere sulla sinistra, riceve. Susa, tiro immediato di Susa e bella parata di Zacchi. Adawi, cross teso, deviazione, ci arriva con la punta del piede Krimau. Susa intanto era giunto alla sinistra, ma... Portogallo in avanti, è stato messo a terra Futre. Tira direttamente alle stelle. Federico, ancora Pacheco, tiro di Pacheco sull'esterno della rete. Chi? Palla messa a terra, tiro di Carlos Manuele, bella, bella parata di Zacchi. Sul tiro di su, l'opposizione di Federico, poi mette al centro un pallone, parato da Damas, prima delle possibilità offensive di Merri. Cross, bella l'azione di Susa, è troppo alto il pallone per le possibilità di Gomez e lo fa suo. Se l'è sentita Futre di tirare al volo e non raggiunge la palla anche per l'opposizione, giudicata regolare. Ancora un tiro al volo, la palla va a raggiungere ancora i portoghesi che effettuano questo cross sul quale interviene il portiere che va a terra. Susa, vediamo un po', avanza Susa, viene messo giù, l'azione prosegue, non si sa se per il vantaggio o meno. Si era liberato bene Futre che era corso in area di rigore, ma non fanno con... E c'è un fallo piuttosto deciso su Carlos, la punizione da Carlos Emanuel. Un bel colpo di testa. Palla al centro. Ed è il terzo. Guardate il bel cross di Timumi, parte Merri Krimau. E sull'uscita del portiere segna il terzo gol. Ecco il numero 9. Va al colpo di testa Gomez. Tocco sulla destra, si è liberato Dolmi. Ma Burdebala non riesce a saltare. Poco più indietro Kairi. Poi tira Burdebala. Un tiraggio e sul cross di Adui giunge in ritardo Merri Krimau, non era in condizione di saltare di testa perché stava correndo in avanti. Jaime, interviene ma sulla palla, l'altra non è fuori gioco, mette al centro un bel pallone appoggiato da Inacio. Pacheco, Carlos Emanuel, il tiro è fuori. Tiro di Carlos Emanuel al 27esimo è fuori. Si manda al centro un pallone per Merri Krimau, ancora una volta in fuorigioco. Avete visto, questa volta è stato Soulamani a mandare la palla in calcio d'angolo. Bel colpo di testa, ma con palla all'area, arriva Diamantino e ancora un alleggerimento in calcio d'angolo sul cross di Diamantino. Federico, ecco che lo rimette ancora al centro, esce travolgendo anche i suoi, il portiere Zacchi. Tutto il resto dello stadio è un po' in difficoltà sotto la pioggia, anche se la temperatura rimane. Si esce il portiere Diamantino, trova il pallonetto Diamantino e segna il gol che porta le squadre sul 3-1. È il gol che ha tutta l'aria di essere quello della bandiera. Molto bello comunque Diamantino,
ha studiato la posizione della difesa avversaria con il portiere. I difensori non hanno ancora fatto in tempo a recuperare. Il pallonetto salta un po' troppo, forse i giocatori marocchini hanno una condotta di gara addirittura irridente nei confronti di Emmanuel. E avete visto che l'inserimento da parte di Gomez per poco non frutta il secondo gol, un gol che poteva... Lamris. E anche da quest'altra parte Merri Crimau, un atleta, in quanto per la prima volta è una squadra africana a superare. Viene in avanti Jaime sul cross teso, tiro da parte di Inacio. Anzi, con l'attacco portato da Kairi, ma ancora una volta non riesce Merri del Mondiale. Una sorpresa doppia, perché la squadra africana, non soltanto con questo lancio di Jaime, la porta è vuota, esce il portiere coraggiosamente, temerariamente direi, fra i piedi di due avversari che sono Gomez e Aguas, e agguanta la negativa. Ecco, ancora una volta Merri Crimau mostra la potenza delle sue doti. Se Timuni, tira Timuni, ancora in azione Merri sulla sinistra, che era libero Timuni, ma l'arbitro fischia la fine. Marocco batte...